Mi trovo sotto il grandissimo arco della Fratres, che voi naturalmente non potete vedere dalle immagini perché è veramente alto, perché si è appena conclusa la prima edizione della Mister Bianco Corre Per. Ma ascoltiamo i protagonisti, coloro che hanno fatto e fanno tuttora parte dell'organizzazione di questo fantastico evento a scopo solidale. Mister Bianco Corre Per, siamo con Massimo Lapiana, uno degli organizzatori. Massimo, dimmi com'è andato questo evento. Ma secondo me è andata alla grande, l'avevamo detto anche nei giorni precedenti, abbiamo venduto circa 1000 biglietti, la partecipazione effettiva oggi è stata di circa 500 persone alla marcia, una grande giornata di feste, finalmente un grande evento nelle frazioni che ha visto la partecipazione di molti mister bianchesi del centro storico che hanno preso la macchina, sono venuti qui, hanno fatto il giro per onorare questa bella festa di solidarietà. Riusciremo a realizzare il nostro progetto solidale, che è quello di attrezzare gli oratori di Lineri in Monte Palma. Era l'edizione zero, per cui magari c'è stato anche qualche piccolo problema che non neghiamo, legato alla viabilità, che sicuramente l'anno prossimo miglioreremo, ma io credo che è andata davvero alla grande. Ricordiamo tra l'altro anche le associazioni che hanno partecipato, che vi hanno dato una mano per quanto concerne l'organizzazione di questo evento. Assolutamente, spero di non dimenticare nessuno, le Aquile ovviamente, siamo ospiti della loro sede e davvero complimenti alla loro organizzazione, l'Arci Machebba, Attiva Mister Bianco, i Fratres, la Misericordia, il Comune di Mister Bianco e il Consiglio Comunale di Mister Bianco, voi di Mister Bianco Channel TV, il Rotary Club, il Rotary Mister Bianco, l'UCIM, e spero davvero di non essermi dimenticato nessuno. Anche singoli cittadini e amministratori che ci hanno tenuto a organizzare assieme a noi questa che vogliamo diventi un classico della mobilitazione solidale mister bianchese. Siamo col vice sindaco Carmelo Santapaola, la vediamo sudato, c'è caldo, poi lei anche ha corso, abbiamo le immagini, i video che lei ha corso tanto per tutto il tragitto. Ma le chiediamo appunto il perché, lei che è uno degli organizzatori, perché questa manifestazione è stata svolta a Lineri? Soprattutto per far integrare le frazioni al centro. Poi abbiamo chiesto di fare un po' di solidarietà per le due parrocchie di Lineri e Monte Palma e come hai ben visto la gente ha reagito positivamente e siamo molto contenti di tutto ciò. Appunto una manifestazione che non è solo per quest'anno, ma cercherete di protrarla per gli anni futuri. Sì, sì, si è deciso di farla anno dopo anno, spostando da posto a posto, può essere al centro, a Belsito, poi a Serra, bisogna vedere anno dopo anno, sceglieremo il sito dove poterla fare tranquillamente. È nato tutto da loro, dalle associazioni, noi come comune abbiamo contribuito a livello logistico, nel processo di organizzazione, ma è nato tutto dalle associazioni, grazie lo devo dire a tutti quanti, non voglio dire una per l'altra perché la dimentico tranquillamente qualcuna, quindi grazie di vero cuore. Allora siamo con Federico Lupo, uno dei promotori, organizzatori di questo bel evento, questa Mister Bianco Corre Per, appunto un commento su questa manifestazione. Allora, commento a caldo o a fresco, perché è finita la manifestazione, questo non è sudore ma è acqua, sta finendo in maniera gioviale questo momento di aggregazione che abbiamo voluto sperimentare, tra l'altro accanto a me è un altro organizzatore, quindi siamo insieme soddisfatti di questa bella manifestazione, ci aspettavamo probabilmente forse molta più gente, però è sempre la prima edizione, secondo me bisogna insistere affinché si riproponga questa manifestazione, guarderemo i lati positivi, insomma le cose da correggere, però si è messa in moto ecco, una macchina fatta di persone, fatta di organizzazioni, fatta di amici, di persone che si sono voluti sperimentare in questa organizzazione che è stata difficilissima e complicatissima, però si è messo in moto ecco, questo un sistema di aggregazione, questo al di là del risultato di oggi, che comunque è un buon risultato perché questa piazza è grande e per riempirla ce ne vuole, comunque si è animata, quindi c'è molto movimento, secondo me bisogna ecco, continuare a insistere, l'anno prossimo la riproporremo al centro e facendo questa staffetta tra centro e frazioni nella visione ecco, futuristica e anche in una visione anche diciamo globale di un'unica grande Mister Bianco, poi siamo distanti per territori ma oggettivamente oggi qui c'è tutta Mister Bianco. Siamo con Natale Falà, uno degli organizzatori di questa splendida manifestazione. Allora Natale, ti chiediamo, hai sudato tanto, hai fatto tutto il percorso a corsa, ma raccontaci appunto com'è stato questo evento. È stata dura ma non ho fatto un centimetro, nel senso che sono stato qua tutta la mattinata a cercare di coordinare un po' di situazioni che occorreva coordinare.
è stata una manifestazione molto molto bella, molto partecipata. Purtroppo la piazza è enorme, per cui neanche 10.000 persone probabilmente sarebbero riuscite a riempirla, però siamo molto contenti, più di 1.000 adesioni. Oggi qua c'erano all'incirca 500-600 persone, è stato bello, ho visto molti sorrisi, molte facce soddisfatte. Qualcosa meglio potevamo fare per il percorso, perché effettivamente alla fine c'erano dei tratti un poco, diciamo, trafficati anche dalle auto. Faremo meglio l'anno prossimo, è una prima occasione ed è stata bellissima. Eh sì, bisogna essere anche critici, non solo gli elogi ma anche le critiche, ma che è giusto che siano così, basta che siano comunque costruttive se si vuole organizzare questo evento anche per il prossimo anno. Ma ti chiediamo, ricordiamo lo scopo benefico di questa manifestazione, che è uno scopo benefico importante. Lo scopo non poteva che essere solidale. Siamo riusciti con questa manifestazione a garantire agli oratori delle chiese di Montepalma e Lineri delle attrezzature sportive per i loro ragazzi, e questo ci riempie di gioia. Ci riempie di gioia ed è stato possibile non solo con le tantissime adesioni che abbiamo avuto, ma anche con gli sponsor che ci sono stati vicino, che hanno capito lo spirito, che hanno voluto essere presenti. L'anno prossimo sceglieremo un altro obiettivo preciso da soddisfare per la nostra comunità e cercheremo anche in quel caso di riuscire ad arrivare al traguardo. Siamo con Giuseppe Coco, presidente delle Aquile. Allora, ci racconti questo evento, com'è stato a livello logistico, le difficoltà che ci sono state? Raccontare è difficile, bisogna semplicemente dire che è stato semplicemente stupendo. Difficoltà logistiche? No, nulla, ricordiamoci semplicemente che è stata una marcia di solidarietà, quindi l'abbiamo fatta insieme a tutti, a chi voleva correre, a chi voleva manifestare insieme agli altri il voler aiutare qualcuno in socialità. È andato benissimo e questo è importante. Quante unità avete impiegato, perché eravate tanti? Allora, non è importante, eravamo tanti, di tante associazioni, abbiamo fatto rete e questo è importante. Non è il numero, ma è la voglia di fare qualcosa insieme agli altri, questo è importante.